Ecco, per noi è uno strumento importante, per questo penso si sia visto anche dai lavori di commissione, dalle discussioni che abbiamo avute, anche critiche, e abbiamo deciso di dedicarci tempo tramite emendamenti e proposte. Un'analisi, dicevo, che è stata anche critica. Partiamo però almeno dai punti che noi abbiamo rilevato come positivi. E intanto va riconosciuto importante il lavoro di raccolta e di analisi dei dati, perché quando uno conosce la realtà, poi su questa può prendere delle decisioni. Quindi il database degli impianti, il database dei consumi, che ancora deve essere completamente implementato, e su questo vi invitiamo a continuare il lavoro, anche perché sarà importante per i PAES dei comuni questo lavoro. Riconosciamo anche il lavoro di approfondimento che c'è stato, quindi il percorso durante l'anno con quegli incontri tematici che si sono tenuti, e anche la disponibilità del confronto che c'è stato in commissione, anche se alla fine, diciamo, delle nostre proposte in realtà praticamente poco o nulla è passato, ma comunque c'è stato anche un buon confronto, e lo riconosco, con il relatore di maggioranza. Infine, gli obiettivi, sì, li riteniamo anche noi sfidanti. A noi sarebbe piaciuto un'ulteriore sfumatura riguardo al 2050, però anche qui riconosciamo che qualcosa è stato inserito. Le critiche invece che abbiamo sollevato in commissione e che solleviamo anche oggi sono queste. Mentre ci sono queste premesse, però quello che rileviamo è che nelle azioni del piano, quindi nel piano triennale, ci si incaglia, nelle azioni o quelle che noi chiamiamo leve, perché nel piano di attuazione ci si sofferma a definire azioni generiche, addirittura lo stesso piano le chiama azioni indicative. Quindi bene nel piano generale, nel piano completo, di dare, diciamo così, delle pennellate, ma nel piano triennale secondo noi andavano definite delle azioni precise e puntuali, dandosi anche delle priorità. Perché vanno usate quelle che noi chiamiamo le leve. Quali sono le leve? Possiamo usare degli strumenti normativi per definire ciò che dobbiamo o possiamo fare, o possiamo o non dobbiamo possiamo fare. Possiamo usare degli strumenti economici che possono essere degli incentivi per incoraggiare o delle tassazioni per scoraggiare. Oppure si possono dare informazioni per fare capire quali sono l'importanza di alcune azioni e perché conviene intraprendere certe strade. Quindi il compito della politica sarebbe identificare qual è il giusto mix. È ovvio che è un problema complesso, complessissimo, quindi non esistono formule magiche, però secondo noi questo era quello nel quale doveva entrare più nello specifico il piano. Cioè, facciamo un esempio: a Bologna ci risulta ci siano ancora 800 condomini che si riscaldano a gasolio. Questo non è più accettabile né dal punto di vista energetico né dal punto di vista ambientale. Ora, cosa si potrebbe fare? Si potrebbero istituire dei bonus caldaie, come mi sembra in via sperimentale, anche grazie ai nostri suggerimenti, si sta facendo a Modena. Oppure si potrebbero inserire degli obblighi o dei divieti. Ad esempio, per i caminetti aperti, mi sembra che nel piano aria stiamo introducendo dei divieti. Si potrebbero introdurre per le caldaie a gasolio, forse sarebbe un intervento troppo pesante. Però, per esempio, si potrebbero introdurre dei divieti per vietare l'installazione di nuove caldaie a gasolio, perché in questo piano si prevede che di qui al 2020, non mi ricordo se al 2030, ci sia previsto un aumento di caldaie a gasolio, e questo non è accettabile. Ecco, secondo noi nel piano, quindi, mancano azioni e valutazioni di questo tipo, costi, benefici, priorità e impatto atteso dalle misure, e questo è un altro punto critico. Perché se manca l'impatto atteso da ogni misura, manca un serio piano di monitoraggio. E questo era fatto notare anche nella VAS. Qualche cosa noi in Commissione avevamo proposto. Qualcosa, lo riconosco, si è recuperato accogliendo almeno un'osservazione, che è quella del tavolo che è stato accolto. Noi chiediamo, ma mi sembra poi di vedere che anche la maggioranza alla fine lo chiede, che questo tavolo si riunisca poi almeno con cadenza annuale. Quindi con un piano così noi riteniamo che rischiamo di interventi a pioggia. Mi è stato fatto notare in commissione però che così si permette una maggiore flessibilità negli interventi. Secondo noi però prevale il rischio di disperdere energie, fra l'altro visto di questo che stiamo parlando. E visto che le risorse sono limitate, noi dovremmo concentrarle su alcuni interventi che riteniamo scaturiscono un maggiore effetto. Procedo nel piano, infine, rileviamo anche alcuni dati incongruenti, alcuni li dicevo prima, e aumento di unità immobiliari alimentato da caldaie a gasolio, aumento di auto a diesel.
Dicevamo, prevediamo aumento di auto elettriche, però non prevediamo con quali leve faremo aumentare le auto elettriche. Prevediamo energia da incenerimento rifiuti. Quindi il PER prevede un aumento di produzione di energia elettrica da rifiuti, quella dovuta agli inceneritori. Questa, secondo noi, visto che abbiamo approvato un piano rifiuti che in prospettiva dice gli inceneritori li chiudiamo, questo è un'incongruenza. Infine, mancando obiettivi puntuali, manca una correlazione stretta anche con i finanziamenti messi a disposizione. I fondi elencati nella tabella del PTA sono slegati e non quantificati come destinazione per ogni singola azione. Anche qui quindi viene lasciato un'ampia margine di manovra, con rischio inefficacia e con rischio di disperdere le poche risorse in tanti rivoli. Per non parlare poi del fatto che quei 250 milioni non sono tutti veri, cioè dentro ci sono soldi o già spesi o che con l'energia non c'entrano nulla. Ad esempio, scrivere che i soldi del People Mover fanno parte della dotazione del piano energetico a noi sembra un'incongruenza, perché è mobilità sostenibile ed è mobilità sostenibile, secondo noi, l'abbiamo già detto tante volte, fatta male. Cioè, allora, con la stessa logica, visto che ieri mattina abbiamo parlato del TRC di Rimini, potevamo mettere anche quello, ma non, secondo noi non ci sta. Quindi l'impressione è che parte di quei soldi girino da slide a slide, un po' come le truppe di Mussolini alla parata militare. Per farli sembrare un po' di più, li facciamo fare qualche giro in più. Alcuni aspetti critici poi che abbiamo rilevato ed evidenziato con alcuni emendamenti. Il mix energetico proposto al 2030 prevede un'importante quota di energia da biomasse. Sappiamo che questa, l'energia da biomassa, è sicuramente una risorsa, ma che può avere anche importanti impatti ambientali. Pensiamo alle polveri dei piccoli riscaldamenti a biomassa in ambiente urbano per l'uso del pellet e della legna, ma anche i rischi di digestato e reflui se mal gestiti, o per gli impianti o d'origine per il biogas, che sono una delle parti critiche di quegli impianti. Poi c'è anche un tema di impronta carbonica delle biomasse, perché se è vero che la biomassa è definita carbon neutral, la biomassa che arriva dall'altra parte del mondo, vedi olio di palma, sicuramente ha un carico di CO2 rilevantissimo, ma come pure c'è l'i pellet che arriva dall'Austria o dal Canada addirittura. Quindi anche qui, quando facciamo questi calcoli di CO2, dobbiamo stare molto attenti. C'è anche il rischio di tema delle dimensioni. Il rischio è che, appoggiandosi a quello che diciamo nel piano energetico, qualcuno ritenga di spingersi verso grandi impianti che definisco industriali, che poi però diventano affamati di materia prima che viene da lontano, piuttosto invece, che è quello che preferiamo noi, di piccola scala e dimensionati sulla filiera locale, quindi più sostenibili. E su questa parte abbiamo proposto alcuni emendamenti. Un'altra parte critica che abbiamo rilevato: nel piano si parla di favorire il superamento dei conflitti ambientali che si creano a livello locale quando si parla appunto di impianti a biomassa. Beh, allora, se superare il conflitto ambientale si traduce sul passare la testa dei cittadini, a questo noi non piace, cioè autorizzando impianti che sono destinati a far cassa. Sì, a far cassa, perché a volte con finanziamenti o incentivi si è spinto per fare impianti che non sono di per sé sostenibili, ma sono sostenibili perché ci sono gli incentivi. Ecco, quindi i conflitti a livello ambientale non si devono superare perché danno fastidio. Ci serve un approccio per valutare con trasparenza e onestà vantaggi ed impatti. E per questo anche qui abbiamo presentato due emendamenti riguardo alla garanzia di compatibilità ambientale di questi impianti e la richiesta di non sostenere con incentivi gli impianti a biomasse, combustione di legno, pellet o biogas, nelle aree in cui c'è criticità di qualità dell'aria e comunque che non derivino da filiera corta. Abbiamo presentato alcuni emendamenti riguardo al settore del trasporto. Anche qui nel settore trasporto manca completamente riferimento alle merci e al trasporto su ferro, che purtroppo stiamo, dopo averlo incentivato per alcuni anni, in previsione non vedo più questi incentivi. Lato consumi: l'energia non consumata è la fonte energetica principale più importante verso il cambiamento.
Nel piano la Regione si impegna di riqualificare il 3% all'anno. Ecco, noi qui suggeriamo almeno di pianificare una valutazione energetica per costruire questo piano, per partire sicuramente da quelli più urgenti. Nel piano però, per esempio, riguardo alla qualificazione energetica dell'edilizia privata, manca tutto, nel senso che è indicata come azione generica indicativa, poi non c'è scritto da nessuna parte quali soldi o quali iniziative vogliamo utilizzare per spingere, e quella è uno dei punti importanti sui quali bisognerà lavorare nei prossimi anni, però così rimaniamo troppo nel vago. Formazione, informazione e cultura invece, i PAES. Non sono così convinto come siete voi sull'utilità dei PAES, che sono comunque strumenti importanti, non sono convinto perché spesso sono stati fatti per scriverli e rischiano di rimanere sogni nella carta. Quindi proponiamo almeno che di qui in avanti ci sia un monitoraggio ben fatto sull'attuazione di quei PAES, perché non rimangano liberi dei sogni. Anche su questo apprezzo, perché mi sembra che anche la maggioranza alla fine abbia prodotto un suo emendamento. Infine, proponiamo alcuni ordini del giorno. Un ordine del giorno al quale tengo è quello riguardo alla ricerca e prospezione di idrocarburi e di metano. In Regione stiamo continuando a ricercare, proprio ieri a Bagnacavallo hanno dato un'autorizzazione, continuiamo a cercare il metano. Abbiamo detto che andiamo verso un nuovo modello e verso una nuova prospettiva e continuiamo ad andare avanti a ricercare. Secondo noi dobbiamo introdurre una moratoria, come l'abbiamo fatta per un tema che era un tema di sicurezza, secondo noi lo dobbiamo fare anche adesso per un tema che è un tema energetico e valuta costi e benefici. Ci sono benefici perché il metano c'è, ma abbiamo detto non ci servirà più, grazie, concludo. Però ci sono anche dei costi che ad esempio sono la subsidenza, l'impatto sui territori. Quindi noi proponiamo su questo una moratoria. Infine poi ci sarebbe da agire nei confronti del governo, perché anche qui ci sarebbe tanto da dire, perché non tutto è in mano nostra e come Regione dobbiamo cominciare a spingere verso il governo. Un esempio è la risoluzione proposta riguardo ai sistemi di derivazione chiusa, perché è una normativa che ferma lì da tempo e sarebbe importante fare partire, anche perché noi su certe cose siamo avanti, potrebbe essere importante e utile. Grazie.